che ha sottolineato come ero idiota prima e sono rimasto idiota uguale. È un piacere non vedervi, perché non vedo niente in questo momento, ma diciamo sono sicuro che non starete dormendo in questo momento, ci penserò io ad addormentarvi. Nel frattempo volevo narrarvi una storia. E vi chiedo già scusa perché dovrò un po' girarmi per vedere se sto andando avanti con le slide. Io ho la sindrome del dito grasso, quindi praticamente andrò avanti a caso e ci impiegherò un po' a girarmi e rigirarmi. Anche io ho un tempo di puntamento di 20 secondi come i telescopi di CTO. E quindi partiamo con la nostra storia, una storia mondiale, però una storia anche molto europea e molto italiana, quindi c'è tanta Europa, c'è tanta Italia in questa storia, ma come disse una volta Indro Montanelli, la storia dell'Europa comincia in Cina, e noi partiamo proprio dalla Cina. Partiamo nel 1054, nel 1054 questo astronomo cinese, che non mi azzarderò a pronunciare perché sicuramente non lo so pronunciare, alza gli occhi al cielo, e alzando gli occhi al cielo vede una stella che non c'era la sera prima. Era una stella molto 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 luminosa, talmente luminosa che si vedrà anche di giorno per 23 giorni e poi per quasi 2 anni si vedrà la notte. Quella che lui stava osservando era una supernova che in realtà era esplosa 7500 anni prima, solo che per fare 60 milioni di miliardi di chilometri la luce ci aveva messo 7500 anni. Lui la osserva e la descrive, ma non è l'unico in realtà. Viene descritta anche dagli astronomi arabi, viene disegnata e dipinta sulle rocce dagli indios Anasazi in Arizona e nel Nuovo Messico, viene anche avvistata da dei monaci irlandesi che in realtà la scambiano per il presagio dell'Armageddon, quindi sono quelli che la vivono peggio, mettiamola così. Però facendo un balzo in avanti, un balzo bello grosso, perché ce ne andiamo al 1705 a Oxford, c'è questo signore, Edmond Halley, il nome, almeno il cognome, credo lo abbiate sentito nominare almeno un paio di volte. Lui è docente a Oxford, una persona prestigiosa, tra l'altro è quello che ha pagato la pubblicazione dei libri di Newton, quindi diciamo gli si deve qualcosa anche a prescindere solo per quello, o quantomeno è colpa sua se oggi si studia Newton, mettiamola così, e Halley sta studiando delle apparizioni cometarie, quindi si è reso conto che ogni tot anni c'è un avvistamento di una cometa, 1456, 1531, 1607, 1682, e dice, ma non è che ogni 76 anni è la stessa cometa che ripassa di volta in volta? Non è che magari adesso ripasserà nel 1758, quindi fa una previsione su questa cometa che diventerà famosa ovviamente come la cometa di Halley. E allora facciamo un balzo al 1758, siamo a Parigi, lui è Charles Messier, Messier è un astronomo molto giovane, all'epoca in realtà poi ha 28 anni, che oggi sono pochi, all'epoca erano un po' di più, diciamo, però è un persona giovane, intraprendente, anche perché ha vissuto in carestia, diciamo, in povertà la sua gioventù, e quindi vuole un senso di rivalsa, un senso di rivalsa continuo, e vuole diventare famoso, vuole segnare dei record in un modo o nell'altro, e uno dei record che vuole segnare è quello di essere il primo ad avvistare la cometa di Halley al suo ritorno. Quindi lui dice, 1758 è stato previsto che ritorni, io devo essere il primo ad osservarla. E però per farlo decide di avvantaggiarsi con il lavoro, perché lui inizia a osservare praticamente 18 mesi prima l'arrivo della cometa, un anno e mezzo prima, e cosa fa? Beh, lui dice, le comete a occhio nudo o comunque al telescopio nel cielo assomigliano a un batuffolino di cotone, quindi sono oggetti deboli, solo che c'è un problema, ci sono altri oggetti deboli che sembrano batuffolini di cotone nel cielo. E quindi lui vuole catalogarli, inizia quello che noi oggi conosciamo come catalogo Messier, e inizia a catalogarli tutti, così li potrà scartare poi per individuare davvero la cometa al suo arrivo, prima di tutti gli altri. E decide di cominciare da un primo
oggetto. Il primo oggetto è quello che noi oggi conosciamo come Messier 1 nel catalogo, o nebulosa del granchio. Quindi sono una bolla praticamente di gas ad altissime temperature che si sta espandendo, ma quello è il resto della supernova che nel 1054 aveva visto l'astronomo cinese. Quindi lui la osserva, la classifica, la cataloga, e noi tuttora teniamo anche il nome M1, quindi primo oggetto del catalogo Messier, e uno dice: allora ha già fatto un record, l'ha osservato per primo. No, perché in realtà l'aveva osservato John Bevis, che tra l'altro non era astronomo di professione 27 anni prima, quindi niente record per Messier, però non importa, perché il suo obiettivo è la cometa, e quindi lui guarda la cometa in realtà non arriva, arriva leggermente in ritardo nel 1759, il 21 di gennaio, lui la osserva 50 giorni prima del picco di luminosità, è il primo astronomo ad osservarla. E uno dice: allora è record? No, perché in realtà un contadino, Palic, a Natale prima, alzando gli occhi al cielo, non so, ubriaco, non so cosa stesse facendo, comunque identifica la cometa prima di lui, quindi niente record. Però tutto sommato oggi usiamo ancora il suo catalogo, quindi Messier un po' di eternità, diciamo, se l'è conquistata. Ma facciamo un salto ancora di un altro secolo e mezzo e arriviamo a Gottinga, 1905. Lui è Karl Schwarzschild, cognome un po' scomodo da pronunciare, ma abbastanza famoso, diciamo, nell'ambito della fisica. Lui è il direttore dell'osservatorio di Gottinga ed è uno che usa un sacco la matematica per scopi osservativi. In particolare, 4 anni prima, nel 1901, lui ha scritto, ha pubblicato uno studio in cui, in previsione del ritorno della cometa di Halley nel 1910, spiegava come funzionassero le code delle comete. E quindi lui dice: perché le code delle comete hanno sempre una direzione diversa, man mano si spostano? Perché in realtà, dice lui, sono dei gas che vengono espulsi, e siccome il Sole fa una cosa che si chiama vento solare, quindi in sostanza soffia, sta soffiando verso la coda della cometa, e questa ha sempre la direzione opposta a quella del Sole. Quindi pubblica questo studio legato alla cometa, ma c'è un altro aggancio, diciamo, carino di Schwarzschild alle comete, perché lui, come matematico, vuole creare un nuovo tipo, un nuovo design di telescopio. In particolare un telescopio, questa era, tra l'altro poi sarà la cometa del 1910, questo qua è il telescopio a doppio specchio col design Schwarzschild, che serve a eliminare un'aberrazione. Che cos'è un'aberrazione? Diciamo che quando voi avete a che fare con specchi e lenti, tendenzialmente avete un'immagine che è parzialmente deformata in un modo o nell'altro. Una di queste aberrazioni, cioè di queste deformazioni, si chiama coma. Vediamo se riesco a puntare senza distruggere tutto. Era meglio di no. Ok. Quella che c'è sulla vostra destra, perfetto. Quello è uno termine tecnico, smarmellamento della luce, che sembra un po' una piccola cometa e quindi viene chiamato coma. E lui vuole eliminare l'aberrazione coma con il suo design di telescopio. In realtà il suo design viene migliorato da questo signore qua, André Coudet, che è un astronomo francese, e infatti il design viene conosciuto come Schwarzschild-Coudet. È un design bellissimo, funziona benissimo, c'è un solo problema, che nessuno sa come costruirlo. Cioè funziona su carta, ma nessuno ha idea di come renderlo davvero reale. Ci perde il sonno Schwarzschild per questa cosa? In realtà no, perché ha altro da fare. Lui si sta divertendo con due amici che sono Hilbert e Minkowski, anche loro grandi matematici e fisici, che decidono a un certo punto di matematizzare la fisica, delle branche della fisica, quindi diciamo portare avanti, far progredire la matematica in determinati ambiti della fisica. Decidono di partire con una cosa semplice semplice, c'è la relatività di Albert Einstein, e iniziano a risolvere delle equazioni della relatività. In particolare Schwarzschild, risolvendo delle equazioni, arriva a prevedere l'esistenza, che era già stata, diciamo, teorizzata, ma lui ci arriva per un'altra via, di un oggetto che avrà una gravitazionale, cioè un'attrazione gravitazionale talmente grande da praticamente attrarre tutto, luce compresa, cioè i buchi neri. Schwarzschild arriva a teorizzare, matematizzando la relatività di Einstein, l'esistenza dei buchi neri. Quindi
ha da fare, mettiamola così, dorme benissimo anche se nessuno costruisce il suo design per telescopi. Però vedremo che a un certo punto andremo a parare da qualche parte di interessante anche col design di telescopi. Vabbè, lui lo dovreste riconoscere, è Albert Einstein. Ovviamente io dovevo andare avanti, ma sindrome del dito grasso che dicevo prima. Questo è un buco nero, non è Sauron, ma più o meno ci siamo. Facciamo un altro piccolo salto, usciamo un po' dall'Europa, andiamo però in, diciamo, indoeuropea come, come zona. Lui è Pavel Cherenkov, siamo a Mosca, siamo negli anni 30, e lui è un fisico che sta passando le sue giornate bombardando con delle radiazioni una bottiglia di vetro contenente dell'acqua. Perché siamo fisici, noi adoriamo il disagio sociale, quindi facciamo queste cose apparentemente completamente inutili, però ognuno è libero di investire il proprio tempo come vuole, lui lo fa così, e uno dice, lo sta buttando il proprio tempo, plausibile, ma lui a un certo punto si rende conto che c'è un brevissimo lampo di luce azzurra che si genera all'interno della bottiglia. È quella che noi oggi conosciamo come luce Cherenkov e sostanzialmente è quella che rende azzurrini le piscine dei reattori nucleari, ma è come idea, se vogliamo, un po' simile all'aereo che rompe la barriera del suono. Quando un aereo supera la velocità del suono, crea quella specie di cono nell'aria. Ecco, quando una particella in un mezzo supera la velocità della luce in quel mezzo, allora, la velocità della luce è imbattibile, diciamo 300.000 km al secondo nel vuoto, ma in altri mezzi la luce rallenta. Beh, ci sono particelle che riescono a superare la luce in un mezzo e quando questo succede producono un cono di luce azzurrina. Quindi possiamo vedere questa analogia, rompere la barriera della luce, mettiamola così, e quindi si crea questa luce azzurrina. Questo è il motivo per cui Pavel Cherenkov è famoso, assieme al fatto che a lui è dedicato Chekhov di Star Trek. Quindi io darei tipo un braccio sinistro per avere un personaggio di Star Trek dedicato, lui l'ha fatto bombardando una bottiglia in maniera inutile, però bravo lui. Ora, il punto è che arriviamo all'Italia, a Trieste. Trieste era una zona, diciamo, nel 1938, e in realtà anche prima, nella prima guerra mondiale, era una zona, sì, italiana, ma, diciamo, contesa, mettiamola così. E lui è Guido Horn, Guido Horn d'Arturo, è un cognome che si è aggiunto lui, perché? Perché lui nella prima guerra mondiale dovrebbe combattere in realtà sul lato asburgico, ma lui si sente italiano, e allora prende il nome di suo padre, Arturo, se lo aggiunge come pezzo di cognome, così può dire di essere italiano. Ed effettivamente lui combatte sul fronte italiano, si guadagna anche una croce militare, quindi diciamo che il suo dovere patriottico lo fa. E cosa succede? Che negli anni 30, finita poi la prima guerra mondiale, lui diventa direttore dell'osservatorio di Bologna, tra le altre cose fonda l'osservatorio di Loiano, che è sotto Bologna, quindi diciamo siamo in casa in questo momento, e lui è il direttore dell'osservatorio. Ma ha un problema, lui vuole costruire dei grossi specchi, ma non sa né come fare, né tra l'altro ha troppi soldi da investire sul costruire grossi specchi, e quindi va a ideare lo specchio tassellato, quindi tanti tasselli esagonali che appiccico uno vicino all'altro e allora vado a creare un mosaico che mi dà poi uno specchio più grande. Ci sta lavorando, ci lavora per appunto gli anni 30, ma poi c'è un problema abbastanza grosso, perché nella sua Trieste, da dove è originario lui, a un certo punto un signore pelato si affaccia a un balcone e va a promulgare delle leggi per la tutela della razza italiana, e Guido Horn d'Arturo, croce al valore militare per l'Italia, si rende conto improvvisamente che non è abbastanza italiano. Perché? Perché è di origine ebraica e quindi verrà, diciamo, estromesso dal suo ruolo di direttore. Per fortuna, sette anni dopo, per fortuna è un parere personale, sette anni dopo questo signore perde la guerra e quindi, diciamo, non è più al comando, e Guido Horn d'Arturo riuscirà a tornare al suo ruolo e riuscirà a un certo punto anche a costruire il suo specchio anni e anni dopo, uno specchio tassellato da 61 pezzi per un diametro poi alla fine di 1,80 m, che per l'epoca, diciamo, era una cosa abbastanza grossa. Guido Horn d'Arturo muore nel 67 e allora
piccolo balzo in avanti nel 68, però questa volta attraversiamo l'oceano, andiamo in Arizona. Lui è Fred Whipple, lui in Arizona ha un osservatorio, lui è il direttore, e decide, appena arriva nell'osservatorio in Arizona, di montare un telescopio che è un telescopio Cherenkov, cioè lavora con la luce Cherenkov, come è stato spiegato prima. Quindi si raccoglie questo lampo di luce utilizzando l'atmosfera come parte del telescopio stesso. E se guardate, ha uno specchio tassellato, quindi diciamo ha ripreso l'idea di Guidor d'Arturo, e a un certo punto iniziano a usarlo, ovviamente, questo telescopio. Passano gli anni e una ventina d'anni dopo siamo alla fine, questo l'abbiamo già detto, sì, ok, se no sforo perché io sono logorroico, ma a un certo punto, una ventina d'anni dopo, viene misurato quello che è la luce, la radiazione in realtà, proveniente dalla nebulosa del Granchio, sempre quella della Cina del 1054, all'energia dei tera-elettronvolt. Che cosa sono i tera-elettronvolt? Diciamo che è un range, un intervallo di energia estremamente importante. Le particelle che hanno un'energia dei TeV hanno un'energia che è milioni di volte l'energia di movimento delle particelle durante l'esplosione della bomba di Hiroshima, quindi diciamo sono energie abbastanza grosse, e vengono misurate per la nebulosa del Granchio con il telescopio Whipple. Altro salto e ritorniamo in Italia, ritorniamo diciamo dalle nostre parti, qui siamo sull'Etna nel 2014, questo è un allegro gruppo di persone che sta andando a sfida Trova Perry, è un tizio a caso di quelli, comunque in generale lì tutti contenti stavamo inaugurando quel telescopio lì, che è il primo telescopio Cherenkov della storia ad avere due specchi secondo un design che è lo Schwarzschild QD, quindi alla fine ce la si è fatta diciamo a costruire quella cosa. Qua poi eravamo tutti contentissimi sull'Etna a settembre, ci sarà bel tempo, col cavolo, guardate dietro, ma soprattutto ha grandinato durante l'inaugurazione, il che è stato un test per gli specchi, perché gli specchi devono resistere alla grandine, alla cenere, devono resistere anche agli schianti da piccione, quindi abbiamo, per davvero, cioè nel senso ci sono anche quelli purtroppo, quindi abbiamo... siamo riusciti a inaugurare questo, che è un precursore di quelli che sono i telescopi piccoli di CTAO, che non sono nel sito nord qui, ma sono nel sito sud, quindi quello in Cile, anche se in realtà ASTRI, che è il telescopio che avete visto prima, che poi è stato diciamo intestato anche a Horn, quindi è ASTRI Horn, e il telescopio ASTRI è anche il precursore di una serie di telescopi che vedrà delle energie elevatissime, stiamo parlando di 100 miliardi di miliardi di volte l'energia della luce visibile, le vedrà anche con un mini array, questo no, già fatto, qua ci torno dopo, scusate, sindrome del dito grasso, un mini array che viene montato nell'isola di Tenerife, quindi siamo nell'isola accanto alle Canarie rispetto alla Palma. Ma quello che vi ho mostrato prima, per errore perché dito, questo qua è la rivelazione della prima luce, diciamo, di ASTRI sull'Etna, fatta osservando la Crab Nebula, cioè la nebulosa del Granchio, alle energie dei TeV. E quindi quello che sostanzialmente volevo farvi vedere è una storia che si è intrecciata nel corso dei millenni, possiamo dire, e che continua, perché ASTRI e in generale in realtà CTAO andrà anche a lavorare assieme, in sinergia con quelli che sono anche gli osservatori per le onde gravitazionali, quindi i rivelatori di onde gravitazionali. C'è chi dopo di me sicuramente ne parlerà molto meglio. Tra l'altro, onde gravitazionali che sono state identificate per la prima volta dopo essere state prodotte dalla fusione di due buchi neri, quella cosa che Schwarzschild aveva previsto giocando matematicamente con le equazioni di Albert Einstein. E quindi ecco, quello che vi volevo mostrare è come alle volte ci sono storie che sembrano tutte separate, che sembrano non entrarci nulla l'una con l'altra, ma
a distanza di secoli magari si scopre che nella scienza c'è una grande trama in cui ognuno tesse un piccolo filo e poi la trama si va a concretizzare solo millenni o secoli dopo, perché in realtà, come diceva il buon Bernardo di Chartres, la scienza e in generale la cultura è fatta da nani sulle spalle dei giganti. Noi siamo persone che salgono sulla cultura di chi ci ha preceduto, ognuno mette un mattoncino nella costruzione, nella cattedrale, diciamo, della cultura, e quindi ci sarà un gigante che sale sulle spalle di un altro gigante, poi un altro gigante ancora, finché non c'è un nano a caso che sbaglierà anche tutto nella sua vita, non importa, ma riesce a vedere più lontano di quelli che l'hanno preceduto perché è sulle spalle della loro conoscenza. E quindi anche se c'è un Perry a caso che mentre sta facendo gli specchi del telescopio Astri ne rompe una quantità spropositata, quindi 7 anni di sfiga li abbiamo guadagnati proprio per l'eternità questa cosa, ma anche il singolo Perry riesce a vedere un po' più lontano nell'orizzonte perché usufruisce di tutto il lavoro di chi li ha preceduti, e quindi non c'è un lavoro migliore di un altro all'interno della scienza. Certo c'è chi avrà un po' più di fortuna, un po' meno di fortuna, chi è più bravo, chi è un po' meno bravo, ma alla fine tutti quanti si riesce a guardare oltre l'orizzonte. C'è una cosa interessante che la scienza ci insegna, è che ogni volta che noi guardiamo lontano, a un certo punto tendiamo sempre a rigirare la testa verso casa, si chiama overview effect questa cosa dal punto di vista psicologico, più guardiamo lontano e più guardiamo verso casa, e quando vediamo casa nella nostra, oh no, questa non ve la dovevo mostrare, quando vediamo casa, adesso ho svelato il grande complotto, 6% della popolazione italiana crede che la Terra sia piatta, sono 3 milioni e mezzo di persone, quindi statisticamente... Comunque, dicevo, quando guardiamo verso casa a un certo punto ci rendiamo conto che siamo stati abbastanza fortunati a evolverci su una goccia di vita sperduta nel buio cosmico, e da quella posizione che è speciale per noi, ma non è che è speciale all'interno dell'universo, noi siamo riusciti mattoncino dopo mattoncino a guardare sempre verso nuovi orizzonti, siamo riusciti a crearci un'immagine di come funzioni l'universo, e se ci pensate questa cosa vale tantissimo, vale molto più della domanda a cosa serve questa ricerca. La risposta provocatoriamente è non serve a niente quella ricerca, come non serve a niente 3/4 delle cose che piace alla cultura umana, a cosa serve il balletto, a cosa serve il dipingere qualcosa. A niente, serve a farci stare bene, serve a darci nuova conoscenza, ma senza quella nuova conoscenza, senza questa nuova consapevolezza, saremmo ancora nelle savane centroafricane. Quindi direi che alla fine possiamo tutti sostenere che guardare verso nuovi orizzonti, salire sulle spalle di chi ci ha preceduto e cercare di scrutare più lontano, alla fine serve a tutti noi. Grazie.